Dal Nino Vaccara di Mazara del Vallo un cordiale saluto amici di Wii Sport e bentrovati col campionato Under 15 provinciale trapanese, 17esima giornata per il Belice Sport di mister Massimiliano Marrone, capolista del girone e reduce dalla vittoria per 5-0 contro il Valderice Calcio di fronte alla città di Mazara, padrone di casa allenato da mister Erbini, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Nanagulino Academy. Uno sguardo allora agli 11 iniziali scelti dai rispettivi tecnici città di Mazara con Ciulla, Luigi Pegoraro, Asaro, Amato, Michele Pegoraro, Bentivegna, Falcetta, Giacalone, Pavia, San Filippo, Ingargiola. Risponde il Belice con Di Giovanni, Scaglione, Ciccio, Cudemi, Vivona, Ciaccio, Guzlan, Gioia, Ancona, Sabella e Calandra. Arbitro della partita il signor Alessandro Polizzi, sezione di Trapani. Parte il primo tempo, prima conclusione che si perde alta sopra la traversa a opera di Gioia. Settimo di gioco di gambe ancora di Gioia che passa il filtrante illuminante per Calandra. Il tentativo di conclusione chiude la difesa in calcio d'angolo. Al minuto 10 ancora Calandra, salta il diretto avversario, pallone dentro per Sabella. La mira però è da dimenticare, sballata sul fondo. Arriviamo fino al minuto 12, lancio di Falcetta per il compagno Ingargiola che vince il duello, vince il rimpallo di Giovanni in uscita, chiude la strada, si resta sullo 0-0 fondamentale. L'estremo difensore, 13esimo corner per la testa di Pegoraro, ma Di Giovanni ancora una volta smanaccia. Al minuto 19 attacca il città di Mazara, il tentativo è dalla distanza, il pallone però finisce ancora una volta Di Giovanni che blocca in due tempi. Al 25esimo si rivedono gli ospiti in zona offensiva, palla allargata sul centro sinistra dove arriva Ancona, il controllo del calciatore in maglia bianca, il sinistro ancora impreciso. Minuto 28, lancio lunghissimo dalle retrovie per San Filippo che riesce a passare sulla linea difensiva, ancora San Filippo davanti al portiere Di Giovanni, viene chiuso benissimo dall'intervento difensivo. Al minuto 30 Calandra dalla sinistra supera il primo avversario, ancora Calandra per vie centrali su Ancona, il pallone in verticale per Ciaccio, l'occasione per trovare il vantaggio, Ciulla però respinge. 33esimo Ingargiola vince il duello per vie centrali grazie anche al rimpallo, va al destro, pallone deviato, clamoroso l'errore sotto porta di Pavia che si divora il vantaggio. Termina così allora il primo tempo al Nino Vaccara di Mazara, ancora 0-0 nel campionato Under 15 provinciale tra città di Mazara e Belice Sport. Si parte con il film della ripresa. 38esimo, punizione di Gioia, arriva Calandra che anticipa l'uscita del portiere e trova il gol dello 0-1, Belice che sblocca dunque il risultato a 3 minuti dall'inizio della ripresa. Al minuto 43, nuovo tentativo affidato alla punizione di capitano Gioia, il pallone però scheggia il palo, torna in campo, si perde un nulla di fatto l'offensiva del Belice che però ha l'occasione di raddoppiare poco dopo. Calandra calcia su Ciulla in uscita, entra Giambalbo, esce Caccio. Minuto 67, tocca ad Adria per Gioia. Minuto 70, ultima occasione città di Mazara che si butta in avanti alla disperata, il pallone finisce a Pegoraro che però sballa la mira, la mette altissima, ringrazia l'estremo difensore Di Giovanni, ringrazia il Belice che vince 1-0 e spugnato il Nino Vaccara nel segno, nel gol di Calandra. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.